Siamo con Francesco De Fabiani che, dopo aver vinto ieri la medaglia d'argento nella sprint, oggi è campione italiano nella distance per i campioni italiani di Skiroll e ha vinto anche la prima gara distance di Coppa Italia e quindi anche leader della Coppa Italia Sportful. Insomma, un ottimo weekend per te. Sì, era la prima gara, le prime due gare dopo un bel po' di stop. L'ultima gara che avevo fatto erano i mondiali, che non erano andati chissà che in un modo un po' in cui non speravo che andassero meglio, diciamo. Però vabbè, sono situazioni in cui ti trovi e devi ci sei dentro, quindi devi saperne uscire. Sicuramente ho imparato tanto dalla stagione passata. E comunque fa piacere essere tornato ai livelli in cui voglio essere, quindi questo sicuramente rincuora e fa piacere in vista dell'inizio della stagione, che comunque è ancora lontano. Oggi, in effetti, ci dicevi anche in privato, hai dovuto combattere per avere la meglio su un Dini Nokler che ci teneva a batterti. Insomma, vedere anche secondo Didi che sta bene come te fa piacere anche in vista della staffetta. Sì, abbiamo fatto un testa a testa oggi, io avevo i suoi riferimenti perché partivo appena dopo, quindi sapevo che avevo 10 secondi di vantaggio e sono stati quelli più o meno per tutta la gara, però sì, non è stato facile mantenerli, qualche volta mi rimangiava qualcosa, qualche volta lo riprendevo e alla fine sono riuscito a tenerli fino alla fine, però diciamo che non è stata proprio così facile. L'ultima cosa che ti volevo chiedere è soltanto cosa hai provato in questi 2 giorni comunque a tornare a gareggiare in una competizione. Avevo voglia di tornare a confrontarmi con gli altri. I test che avevamo fatto fino adesso erano andati bene, quindi sapevo che stavo abbastanza bene, però tornare in gara era una cosa che manca se questo è il tuo lavoro, quindi sicuramente adesso sono più tranquillo e l'avvicinamento alle gare invernali sarà più facile, diciamo, in un certo senso. Grazie mille. Grazie a voi.